Buona domenica all'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6 per raccontarvi quello che è successo oggi, soprattutto nel campionato di Serie D Girone F, aspettando in Serie C il posticipo di domani che vedrà in campo il Teramo domani sera contro la San Benedettese. Ieri la sconfitta del Pescara sanguinosa 4-0 al Picco di La Spezia contro lo Spezia di Fabio Gallo, una sconfitta che certamente farà discutere in questa settimana che vedrà i biancoazzurri però rimanere in Liguria, perché c'è anche l'impegno di Coppa Italia contro la Sampdoria di un abruzzese come Marco Giampaolo. Ovviamente noi ci focalizzeremo sulle partite di Serie D di questo pomeriggio. Innanzitutto ringrazio e saluto i nostri ospiti che vado subito a presentare. Il nostro compagno di viaggio Fabio Montani, buonasera Fabio, ben ritrovato. Buonasera, grazie. Lo ritrovo con particolare piacere Gianluca Colaneri, ciao Gianluca. Buonasera a tutti. E poi oggi derby al Valle Anzuca di Francavilla, non senza qualche polemica, non in campo, fuori dal campo, poi vedremo anche, non lo riguarda la polemica ovviamente, lui interessa il campo, il difensore del Francavilla Fabio Antonio Romeo. Ciao Fabio. Buonasera, buonasera a tutti. Vediamo subito, vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, vediamo i numeri della giornata di campionato. Alle mie spalle ci sono le immagini dallo Juventus Stadium, perché alle 20.45 in Serie A scendono in campo i campioni d'Italia contro il Crotone. Andiamo a vedere i numeri del massimo campionato. Si sta giocando in questo momento Lazio-Fiorentina con la Lazio in vantaggio 1-0. I risultati del pomeriggio: il pareggio tra Genoa e Roma 1-1, il pareggio tra Milan e Torino 0-0, la vittoria del Napoli contro l'Udinese di Massimo Oddo, che oggi faceva proprio il suo esordio sulla panchina bianconera. Come detto, alle 20.45 Juventus-Crotone, domani Atalanta-Benevento sarà il posticipo, il Monday night del lunedì, visto che l'Atalanta ha giocato in Europa League. E che partita al Goodison Park contro l'Everton in Europa League. Rapidissimamente la classifica, perché insomma per vedere più o meno come la situazione, col Napoli che si riprende la vetta a quota 38 punti, poi via via tutte le altre fino al Benevento che ha 0 punti ma che giocherà come detto domani sera. In Serie B oggi si giocavano due partite ed erano due derby, perché a Bari il Bari batte il Foggia al 92esimo con il gol del foggiano Galano, dunque la squadra di Fabio Grosso ha la meglio. Nel pomeriggio Ternana-Perugia 1-1, tutto su calcio di rigore, Montalto per il vantaggio della Ternana, anche qui pareggio, gol a tempo scaduto del pareggio del Perugia, del solito Samuel Di Carmine. Cesena-Brescia è il posticipo. Vediamo la classifica per vedere la posizione del Pescara, che è nella parte destra della classifica, quota 20 punti, proprio insieme allo Spezia, rivale di ieri pomeriggio. Il Bari, con la vittoria della partita all'ora di pranzo, si riprende la vetta a scapito del Palermo. Serie C, girone B, manca solo una partita ed è quella di domani sera. Mestre Fano 1-1, Pordenone Vicenza 3-2, Albinole FE Padova 1-2. Queste erano partite già definitive oggi. Oggi invece si sono giocati Bassano Reggiana 0-1, Ravenna Renate 1-0, Sant'Arcangelo Feral Pisalò 1-2, Triestina Gubbio 3-1. Domani sera 20.45, peraltro diretta anche su Rai Sport, di Teramo San Benedettese. Dopo vi do anche il dato ufficiale dei biglietti venduti totali e quelli venduti per il settore ospiti. Sarà un esodo da San Benedetto del Tronto, riposa il Sud Tirol. Vediamo la classifica, che è ancora parziale, ovviamente non si gioca Fermano a Modena, con il Padova a quota 32 punti che comincia a scavare un solco importante su Renate, che oggi si è fermato a quota 26. Il Teramo è a 15 punti con il Gubbio, il Teramo ha una partita in meno. Ricordiamo che il Teramo giocherà domani sera contro la San Benedettese, poi la prossima settimana avrà un turno di sosta forzato perché avrebbe dovuto giocare al Braglia di Modena contro il Modena, che però non fa più parte di questo campionato, dunque poi avrà 14 giorni di pausa, anzi qualcosina in meno, perché riprenderà il 9 in anticipo contro il Fano, altra gara interna. Serie D, girone F, quello su cui concentreremo le maggiori attenzioni questa sera, 14esima giornata, Campobasso Matelica 0-0, con il Matelica che ha fallito
un rigore nel finale con Magrassi. Castelfidardo Pineto 2-2, due volte sotto la formazione di Amaulo, due volte è riuscita a recuperare i biancoverdi di casa. Vince la Vispesaro 4-2 contro il Fabriano Cerreto, pareggio al Valle Anzuca di Francavilla tra Francavilla e Bastese, vantaggio di Palumbo per i giallorossi, pareggio di Leonetti per gli aragonesi. L'Aquila pareggia 1-1 ed è un risultato beffardo, vantaggio con Ibe e pareggio di 5 per il San Marino. Ieri Nerostellati Monticelli 1-1, l'Agnonese vince con la Jesina 1-0. La vittoria più roboante della giornata, oltre a quella della Vispesaro, è quella dell'Avezzano che batte nettamente la Recanatese 3-0, doppietta di Cerone, gol di Dos Santos. San Nicolò San Giustese 1-1, dunque tutti i pareggi, vincono solo Vispesaro, Avezzano e Agnonese. Classifica. Comanda il Matelica 35 punti, la Vispesaro si rifà sotto, adesso è a meno 1, 34, 30 punti per la Vastese, l'Avezzano quarta forza del campionato 26, Campobasso 24, l'Aquila, San Marino e Pineto 21, Francavilla e San Giustese 20 punti, Castelfidardo 19, Jesina 17, Agnonese e San Nicolò 14 punti, la Recanatese e il Fabriano Cerreto a quota 10, 7 punti per il Monticelli, il Nero Stellati guadagna un punto dopo che era stato fermo a 2 per tantissime settimane e sale a quota 3, ma la situazione, lo capite da soli, è abbastanza complicata. In redazione saluto reduce, praticamente rientrato da pochissimo da Recanati, Andrea Costantini. Ciao, ciao Andrea. Ciao e buonasera a tutti. Peraltro oggi hai assistito a una delle vittorie pochissime di giornata e c'è anche qualche novità, ci hai riportato tanto materiale. Sì. Beh, c'è un'intervista al presidente Paris, quindi piuttosto articolata, quindi poi la vedremo. Assolutamente sì. Io direi di fare un primo rapidissimo giro proprio sulla giornata di Serie D. Parto da Fabio Montani per chiedergli, giornata di fatto molto equilibrata, tanti pareggi. Le poche che hanno vinto riescono ad approfittare degli stop altrui? Sì, oggi diciamo una giornata di passaggio, nel senso che, come dicevi tu, quasi tutti i pareggi, e chi ne ha approfittato oggi nella zona alta è stata la Vispesaro, perché il Matelica ha avuto il primo stop, quindi ha riaccorciato in avanti la classifica, poi per il resto tutti quanti un po' si sono barcamenati sul pareggio. L'Avezzano ha fatto questa splendida vittoria, sta continuando in maniera veramente eccelsa, e per il resto, ripeto, partita di passaggio e vediamo la prossima settimana. Certo. Gianluca, a parte il San Nicolò e il Nerostellati che sono sulla parte destra, ci fa molto piacere vedere che le abruzzesi sono tutte nella parte sinistra, con la Vastese terza forza solitaria, l'Avezzano quarta forza solitaria e poi l'Aquila, Pineto e Francavilla nel giro di un punto. Sì, penso che l'Avezzano stia facendo uno strepitoso recupero, insomma, per come era partito. Penso che dopo 4-5 giornate non aveva ancora vinto una partita, quindi credo che sia la squadra più in forma del campionato. Per quanto riguarda le altre che ho seguito, insomma, la Vastese secondo me è una delle squadre che offre il miglior calcio in questo campionato. Sinceramente sono un po' stupito dalla Vispesaro, che l'ho vista giocare più di una volta e non mi ha fatto una grandissima impressione, soprattutto sotto l'aspetto dell'impianto di gioco. Certo. Però quando una squadra fa i punti poi ha sempre ragione. Poi ha grandi nomi, insomma, oggi tripletta per Cruz. Insomma, sì, dai. Che fino ad ora aveva un po' sonnecchiato, sì. È comunque un giocatore importante. Cruz l'anno scorso era all'Alba Longa e c'è stato per più di un anno. È sempre stato un giocatore che è andato in doppia cifra, segnando anche più di 15 gol al campionato, quindi il suo momento è arrivato probabilmente. Fabio, vengo da te invece per chiederti, siccome sarà il servizio di apertura, Francavilla-Vastese, che gara è stata, prima di rivederla? Allora, faccio subito una premessa dicendo che è stata una bellissima partita, un bel derby. Credo che il primo tempo abbiamo meritato noi, abbiamo creato tante occasioni, delle situazioni dove potevamo magari fare anche meglio. Il secondo tempo abbiamo avuto un approccio non positivissimo e loro ne hanno approfittato. Abbiamo chiuso meglio noi, abbiamo preso una traversa un quarto d'ora dalla fine con Molenda, però tutto sommato dai, abbiamo fatto una buonissima prestazione. Un po' di rammarico forse c'è.
però continuiamo così a far punti e andiamo avanti in questa strada. Assolutamente, peraltro poi sentiremo anche le dichiarazioni del presidente del Francavilla Candeloro, perché poi è arrivata proprio questa mattina la comunicazione della chiusura del settore distinti dello stadio. Molti tifosi sia del Francavilla che della Vastese hanno assistito, di fatto non hanno assistito alla partita perché l'hanno vissuta fuori, peraltro tifoserie gemellate, ne parleremo tra un po'. Adesso spazio alle immagini, Francavilla Vastese 1-1, il servizio di Paolo Renzetti. Finisce in parità 1-1 il derby del Valenzuca tra Francavilla e Vastese al termine di 90 combattuti minuti fra due squadre che si sono divise anche i due tempi, con una prima parte di gara di marca giallorossa ed una ripresa meglio giocata dagli ospiti. Il punto permette alla squadra di Colavitto di mantenere la terza piazza e di comunque guardare al futuro con grande ottimismo in vista della gara di domenica prossima all'Aragona con il Campobasso. Per i locali un punto comunque importante perché ottenuto contro la squadra più in forma del momento e con le solite numerose assenze. Giallorossi in campo, come detto, nella solita emergenza infortuni. Fra i biancorossi Colavitto cambia rispetto a domenica scorsa, due giocatori con Viscardi e Bittaie per Bagaglini e Cristaldi. Sugli spalti non c'è il pubblico delle grandi occasioni, con 200 tifosi ospiti, ultra delle due squadre gemellati e fuori dallo stadio per solidarietà con i supporters di casa dopo la chiusura del settore distinti del Valle Anzuca. Problemi anche all'impianto di illuminazione dello stadio. Avvio di gara equilibrato con al settimo la prima conclusione nello specchio della porta ad opera dei padroni di casa con la parata di Camerlengo su Molenda. Al decimo Palumbo serve in area Velardi che viene anticipato dal portiere ospite. Gara aperta fra due formazioni che attaccano senza però scoprirsi. Fiammata locale al 22esimo con un pallone recuperato da Velardi ed il cross per Cosmo Palumbo che in area in mezza girata alza sopra la traversa a lasciarsi preferire e la squadra di Pierluigi Iervese che ci prova anche con più convinzione e con la Vastese molto guardinga e con i padroni di casa ancora pericolosi al 26esimo con un tiro centrale di Palumbo. Al 28esimo si vede la formazione ospite con un colpo di testa alto di Viscardi. Ancora Francavilla invece al 29esimo con un cross di Procida e l'uscita provvidenziale di Camerlengo che anticipa Banegas. Al 32esimo lo stesso argentino ha ancora una buona opportunità ma a due passi dal portiere della Vastese non riesce ad addomesticare a dovere la sfera. Il giocatore argentino si riscatta al 38esimo quando se ne va sulla sinistra e poi serve al centro Palumbo che non perdona segnando il gol del meritato vantaggio del Francavilla. La formazione biancorossa meno brillante del solito si rivede al 45esimo con Stivaletta che innesca Leonetti che in area francavillese gira al lato dopo la deviazione di un difensore giallorosso. Nella ripresa si ricomincia ancora con i locali in avanti e con al terzo la parata di Camerlengo su Banegas. Al settimo Fiore ci prova su punizione ma spacca, compie il miracolo. Passano pochi secondi e Leonetti in area con una sassata non perdona questa volta il portiere del Francavilla regalando alla sua squadra il gol del pareggio. In campo si vede una Vastese trasformata che dopo il pari continua a premere alla ricerca del vantaggio. Le due squadre inevitabilmente si allungano e lo spettacolo resta godibile con i locali che arrivano ad un passo dal 2-1 al 29esimo ma sul tiro di Molenda e la traversa a dire no al Francavilla con Camerlengo battuto. Il finale di gara vede tanto equilibrio con una conclusione alta di Lonetti al 44esimo prima del triplice fischio finale di Panattella di Bari che fa scendere il sipario su un derby ben giocato da Francavilla e Vastese. Iervese, un ottimo Francavilla soprattutto nel primo tempo a dispetto delle assenze, di tanti problemi, è arrivato questo pareggio, nella ripresa c'è stato un calo, però l'occasione più ghiotta per vincere la partita l'avete avuta voi. No, sono contentissimo per la prestazione della squadra che si è riconfermata dopo le ultime 3-4 prestazioni veramente importanti. Sono contento perché nonostante le assenze che sappiamo, chi ha giocato ha fatto veramente un'ottima partita. Giocavamo contro una squadra molto forte, faccio i complimenti perché veramente soprattutto lì davanti sono veramente molto forti. È una partita difficile che sapevamo dall'inizio, però ero sicuro che la mia squadra faceva un'ottima prestazione, anzi ero convinto di vincerla, però per come è andata credo che il risultato giusto sia il pareggio perché anche loro hanno avuto qualche palle gol, anche se la nostra sulla traversa forse era quella più clamorosa. Colavitto, un pareggio che la soddisfa quanto?
No, ma mi soddisfa perché comunque, come dico sempre, è importante che i ragazzi ci mettano l'impegno e oggi l'hanno messo. Mi è piaciuto molto il secondo tempo, il primo tempo un po' meno, però devo dire che abbiamo cercato la vittoria fino al 92esimo, 93esimo. Cosa ha detto ai ragazzi nell'intervallo? Perché l'abbiamo vista piuttosto arrabbiato durante il primo tempo dalla panchina e nel secondo tempo si è vista un'altra Vastese. Sì, va bene, ma diciamo che bisogna migliorare tanto, soprattutto a livello individuale. Quindi dico che i ragazzi devono migliorare nell'individuale inserito nel collettivo. Oggi ho visto nel primo tempo un po' di errori dal punto di vista individuale, perché poi collettivo alquanto, e quindi questo ho detto, però ci tenevamo a uscire da sto campo con il risultato utile e i ragazzi hanno cercato fino alla fine di portare a casa i tre punti, non ci siamo riusciti, però muoviamo la classifica. Questo è il servizio, le parole dei tecnici, l'abbiamo rivista. Fabio, è stata più salita un po' più la Vastese oppure inevitabilmente il Francavilla non poteva tenere tutta la partita ad alti livelli? Ma alti io credo che, come ho detto prima, non abbiamo avuto, non siamo entrati in campo nel secondo tempo forse con la stessa rabbia, con la stessa fame del primo tempo. Il primo tempo, come abbiamo visto anche dalle immagini, credo che abbiamo dominato, abbiamo espresso anche buone trame di gioco, anche una buonissima intensità. Peccato perché forse se riuscivamo a resistere un altro po' quei 10-15 minuti del secondo tempo, come ho detto prima, forse riuscivamo anche a vincerla. Poi ci siamo ripresi e abbiamo iniziato di nuovo a giocare e abbiamo creato quell'occasione con Molenda. Che ci dicono essere un tiro toccato poi da Camerlengo, poi magari sì, lo vedremo. Sì, deviato dal portiere della Vastese. Peccato perché è ovvio che giocando contro una squadra così in forma e vedendo soprattutto le azioni che abbiamo creato, un po' di rammarico insomma resta. Certo. Fabio, si sapeva che questa poteva essere la partita tra, davanti ovviamente per il gioco delle coppie, Palumbo contro Leonetti, Palumbo-Leonetti 1-1. Non ci hanno smentito. Sorrido perché in settimana sono stato chiamato da un sito... Va Sport, sì. Siccome io ho giocato a Vasto da ragazzo e ho allenato l'anno scorso in Francavilla, mi hanno fatto una domanda... Doppio ex, giustamente. Esatto, mi hanno fatto una domanda su chi potevano essere il match winner o i giocatori della partita. E io ho detto da una parte Palumbo e dalla parte Leonetti. Quindi sono stato... Sei stato facile profeta. E niente, sì, sono due squadre sicuramente che oggi hanno dato di vedere, dalle immagini che vedo, una bellissima partita. Diciamo che i due tempi se li sono spartiti, due gran bei gol, assolutamente. Secondo me queste sono due squadre che in campo hanno giocatori di primissima fascia, che potranno far sì che per le proprie squadre faranno sicuramente un campionato importante. La Vastese già lo sta facendo, Francavilla sono sicuro che si riprenderà perché ha tutte le carte in regola per farlo, quindi bisogna un attimino aver pazienza, però credo che oggi chi ha visto la partita dalle immagini mi sembra che si sia divertito. Gianluca, ma che ci fanno due attaccanti così in Serie D? Palumbo penso che non sia un attaccante. Vabbè. Non credo sia... Non è proprio un attaccante. Per i gol che fa, però... Purtroppo non c'è più la C2. Lo dite tutti. quindi i calciatori... No, ma perché prima c'erano c'erano in pratica cinque gironi. Di Serie C, della vecchia Serie C che adesso è Lega Pro, chiaramente da qualche parte chi non viene confermato, chi non viene contrattualizzato, da qualche parte deve andare a giocare. Certo. E quindi magari in Serie D che ci sono contratti dove non sono dei contratti a rimborso, diciamo, forse è più facile prendere un calciatore importante come Palumbo, insomma. E poi secondo me loro in Lega Pro ci possono tornare quando vogliono.
Leonetti peraltro da poco è tornato, esatto. Era a Lumezzane ed è tornato in Serie D. Andrea? No, due osservazioni. Sarebbe interessante, magari lo faremo, vedere uno sul fronte Leonetti quante volte lui ha segnato su assist di Fiori. Io già la scorsa settimana ho parlato di questo asse che c'è tra Leonetti. Ma tu vuoi fare una cosa tipo l'hashtag Perisic to Icardi? Guarda, sì, è un qualcosa che secondo me è interessante, perché capisci poi la forza di questo attacco dov'è e come si sviluppa soprattutto, perché che sono due giocatori forti, sì, però poi come sviluppano questa loro forza, ecco. Secondo me questo asse che è Fiore tu Leonetti è un asse preponderante. Per quanto riguarda Palumbo, secondo me potremmo disegnare una sezione del campo, una porzione, chiedo conforto a Fabio Romeo lì in trasmissione, una porzione di campo dove lui praticamente è un cecchino straordinario. A ridosso dell'area di rigore, fascia un po' centrale o leggermente spostati sulla sinistra, lui o raccoglie palle sporche, seconde palle, o gli arrivano dei cross soprattutto dalla sinistra, poi fa partire questi tiri con il piatto, a volte destro ma spesso sinistro, che è appunto il suo piede forte, che sono tiri forti, scusate per il gioco di parole, ma anche molto angolati, precisi. E c'è, ripeto, una porzione di campo che potremmo identificare, un 4x4, dove lui praticamente è una sentenza, ed è più o meno la zona dalla quale lui ha fatto gol quest'oggi. Se voi riprendete anche le altre partite, di destro o di sinistro, più o meno in quel fazzoletto di campo lui fa secche le difese avversarie. Vabbè, tu confermi? Confermo. Ma è una cosa voluta? Cioè no, lui le prova veniva, in allenamento? Veniva da ridere, perché praticamente in settimana noi spesso scherziamo, no? Perché lui non è mancino, lui è destro. Ah, è destro. La cosa bella. Pensa tu. E la cosa che ci fa ridere è che dice che praticamente lui col sinistro mette più potenza e a volte anche più precisione, quindi è... Infatti ogni volta quando il mister, magari facciamo delle partitine, ci dice di giocare con l'altro piede, lui è un po', va un po' in difficoltà. Cioè, quindi praticamente adesso vado un po' a memoria, il gol che ha fatto contro l'Aquila l'ha fatto con il suo piede sfavorito, quella no, bomba. Con l'Aquila, ah sì, di quello sinistro. Perfetto, il suo secondo, il terzo del Francavilla invece col destro. Sì, no, quello più clamoroso, ecco. Perché anche oggi dal campo non si vedeva. Sì, infatti qui che poteva scegliere ha scelto il destro. E non si vedeva... Cioè, che il gol è veramente bello, cioè, insomma, non l'avevo notato. Va bene, scendiamo negli spogliatoi di nuovo per sentire i due presidenti. Poi, al rientro, vi faremo sentire, perché l'abbiamo separate, le dichiarazioni di Gilberto Candeloro, presidente del Francavilla, che parla della situazione stadio. Intanto ci andiamo a sentire i due presidenti che parlano della partita, Candeloro e Bolami. Li ascoltiamo. Un bel derby, presidente, un risultato di parità che la soddisfa? Ma sono contento, perché, come dicevo, è la giornata più bassa per noi in termini di disponibilità di atleti. Tre under importanti, uno con un infortunio serio, altri due esclusi da due arbitraggi discutibili delle ultime due giornate, però grande giornata contro una grandissima squadra che è la Vastese, nostra gemellata. Io l'ho apprezzata molto, io ho apprezzato molto quello che ha fatto il mister e quello che hanno fatto i ragazzi con le forze che avevamo a disposizione. Presidente Bolami, un derby difficile la vigilia, così è stato in campo, primo tempo di marca giallorossa, nella ripresa meglio, molto meglio la Vastese, avete avuto anche le occasioni per vincere questa partita, le chiedo, soddisfatto di questo risultato? Ma sicuramente sì, guarda, sapevamo che oggi è una partita difficilissima, un derby, una squadra come Francavilla attrezzata, una super squadra, noi stiamo passando un buon periodo, siamo tranquilli e ci giochiamo la partita domenica per domenica, e anche oggi abbiamo fatto la nostra onesta partita. Continua la serie positiva, il Matelica pareggiato a campo basso, dunque distanze immutate comunque dal vertice. Ma guarda, non so che hanno fatto altre squadre, io mi preoccupo soltanto della mia Vastese. Ripeto, andiamo domenica per domenica, c'è un'altra battaglia con campo basso che, come hai detto tu, ha pareggiato col Matelica, sicuramente una partita difficile, però ci prepariamo, adesso chiudiamo questa parentesi, ne apriamo un'altra già da martedì. Devo dire grazie a questi ragazzi che veramente lo credono fino alla fine, lottano e credono in questo progetto che è veramente bellissimo.
Le parole dei due numeri uno dopo questo pareggio, insomma in un clima di assoluta sportività, peraltro le due tifoserie sono amiche, oggi hanno seguito ai loro la partita fuori dal rettangolo verde di gioco, peraltro era un remake perché voi Fabio con la Vastese in casa avete già giocato in Coppa Italia, in quel caso era andata un po' meglio, 4-1 per voi. Perché hanno visto la partita fuori? Spieghiamo per chi magari non lo sapesse. Andiamo sul sito del Francavilla, comunicazione arrivata questa mattina che però era già probabilmente una decisione risalente a ieri sera, nel tardo pomeriggio, no, oggi. Perfetto, decisione proprio di questa mattina. Chiedo conferma a detto stampa Valerio De Carolis che mi supporta e lo ringrazio. Comunicato ufficiale arrivato questa mattina in occasione della gara di campionato Francavilla-Vastese, i tifosi giallorossi non potranno accedere al settore distinti. La comunicazione della questura arrivata nella mattinata di oggi impone il divieto di accesso e conseguente chiusura dell'intero settore. Al sindaco Antonio Luciani, dopo i ripetuti contatti con i vertici societari, non ha concesso l'autorizzazione provvisoria ad aprire la porzione di stadio dedicata ai supporters giallorossi. Di conseguenza, chi vorrà seguire la gara dovrà acquistare il tagliando della tribuna coperta. Decisione arrivata per mancanza di tre lampioni che avrebbero dovuto illuminare la parte immediatamente esterna dietro il settore distinti per il deflusso della tifoseria, in questo caso di casa, questo per chiarezza di informazione. E dunque un settore, quello distinti, è stato chiuso. Tifosi del Francavilla che di solito si mettono da quella parte hanno deciso di non entrare per nulla allo stadio, hanno seguito con alcuni supporters aragonesi con cui c'è questo gemellaggio. A fine gara sono arrivate le parole del presidente Candeloro, sentiamo questa parte e poi la commentiamo. Detto della bellezza di questa giornata sportiva, devo anche rimarcare che siamo in mano a un comune che non c'è, perché da agosto che ci allettava con le promesse il sindaco non è stato fatto niente. Questo stadio l'abbiamo rimesso noi in condizione con 150.000 euro e venerdì ci è arrivata la notizia che le distinti curve sarebbero stati chiusi, quindi 100-200 tifosi fuori, danno d'immagine, danno economico, cori dei supporter della Vastese nelle nostre tribune. Ieri abbiamo provveduto in qualche maniera a riparare un fatiscente impianto di illuminazione, meno male che siamo riusciti a accendere qualcosa, ma non sarebbe stato compito nostro, come non sarebbe stato compito nostro tutte le altre cose che abbiamo fatto, e grazie a questo non abbiamo subito una sconfitta 3-0 a tavolino come ci aveva detto l'arbitro tra i due tempi, perché era buio. Io sono indignato, veramente indignato di portare avanti sportivamente una grande squadra, una grande iniziativa in una città che al momento non ci merita. Dichiarazioni molto dure di Gilberto Candeloro. Andrea, e poi chiedo anche ai nostri ospiti, ovviamente non Fabio che giustamente si interessa del campo e quindi non poteva sapere questa cosa qui. Andrea, hai sentito, abbiamo speso 150.000 euro a nostre spese, ha detto Candeloro, per sistemare il campo, abbiamo aggiustato a nostre spese l'impianto di illuminazione, altrimenti era anche buio, peraltro l'arbitro tra primo e secondo tempo aveva minacciato di sospendere la partita con lo 0-3 a tavolino per la Vastese. E poi c'è questa considerazione del fatto che il sindaco Luciani poteva firmare un nulla osta provvisorio sostanzialmente, come successe, ricordo, qualche stagione fa a Giulianova con il sindaco Francesco Mastromauro, che diede un nulla osta temporaneo per il Fadini, che non era a norma. Beh, al di là dei convenevoli post passaggio di proprietà, con la felicità di tutte le parti, Candeloro e il sindaco in primis, che qualcosina non andasse lo avevamo capito già nella serata di presentazione della squadra in piazza, e già lì il presidente insomma stimolò il sindaco Luciani.
Probabilmente io ora nel merito non riesco a entrarci fino in fondo perché mi mancano degli elementi, però per esperienza quando si arriva a questo punto evidentemente non ci si viene incontro e ci sono delle questioni, probabilmente sono anche altre questioni che possono alimentare un distacco tra l'amministrazione comunale e la società. Detto questo, è evidente che Candeloro non è di Francavilla, è stato portato a fare calcio a Francavilla e con lui si può fare un calcio di grande livello. Se Francavilla ci tiene a fare calcio e a fare calcio in maniera ambiziosa, insomma, dovrebbe fare il possibile per tenersi a carico un imprenditore di tale portata, perché parliamo di un imprenditore di straordinaria portata che può sostenere anche categorie superiori, però è chiaro che se poi si trova a fare calcio in condizioni come queste si va altamente in difficoltà. Poi sicuramente il sindaco potrà ribattere, dirà la sua. Perdonami, Andrea, per completezza di informazioni, sì. Perché noi il sindaco lo abbiamo contattato, ci ha detto che preferisce non replicare. Sì, però io voglio andare al nocciolo della questione. A Francavilla c'è il Valle Anzuca, che è un impianto che ha una sua storia, però non è un impianto moderno. Siamo molto lontani dalla parola moderno. Io faccio questa considerazione al di là delle polemiche che ci sono state. Candeloro è un imprenditore di grandissima levatura, può fare calcio di grandissimo spessore, con categorie importanti, non lo può fare con una struttura che è così a dir poco anacronistica, a dir poco lontana dal moderno. Quindi questo prescinde da quello che è successo oggi. Spero che il Francavilla con Candeloro al timone possa avere una struttura moderna dove poter fare calcio e crescere con settore giovanile e prima squadra. Candeloro o no, c'è bisogno di un impianto moderno, ancora di più se c'è un presidente che può garantire un certo tipo di calcio. Gianluca, però in questi casi cosa succede? Che l'amministrazione dice: ma noi non abbiamo, potremmo non avere i fondi necessari per gli impianti sportivi, magari le necessità sono altre. Scusate, sì. Se così fosse, e magari può essere, perché spendersi per portare un imprenditore che ti fa calcio in Serie D e che potrebbe crescere se poi non c'è modo di crescere con le strutture? Poi vedremo il Francavilla vagare non si sa dove per fare il pallone in un certo modo, per fare calcio in un certo modo. Bisogna andare avanti anche con le strutture, si cresce anche con le strutture e questo compete intanto al comune, oppure bisogna fare dei progetti come si stanno vagliando a Pescara coinvolgendo i privati. Questo però, sai, se parliamo di società professionistiche, ok, Pescara Serie B, Serie A, Serie B, però quando si comincia a parlare di Serie D le cose diventano un po' più complicate. Il caso a parte lo mettiamo il Pineto, che in quel caso parliamo di strutture e comunque anche ulteriori strutture che sono state realizzate successivamente, ma questo va a merito, però è un progetto che parte da lontano. A Pineto diciamo è diventato il campo di tutti. Perché anche oggi c'è stata una partita importante. Sì, oggi c'era San Lucio e Tocchieti. Quindi voglio dire, non mi voglio addentrare in situazioni che non conosco, insomma, che diventano situazioni politiche. E quindi noi dobbiamo parlare di calcio. Non ti esprimi su questo. Va bene, va bene. Fabio, tu che ne pensi? E tu che hai allenato il Valle Anzuca, sì. È uno stadio un po' anacronistico, come lo definisce Andrea. Sì. Datato, ci ricordiamo tutti che Francavilla, la storica C1, C2 di tantissimi anni fa, dell'era Luciani. Ma io sono d'accordo con Andrea, a Francavilla è arrivato un personaggio che può facilmente fare categorie importantissime, quindi io dalle notizie che ho mi dicono che il Francavilla in questo momento è di una organizzazione pazzesca, che non ha nulla a che vedere con i dilettanti. E quindi giustamente io penso che la città, in questo caso il comune, debba fare il proprio, è il minimo, perché in questo momento tutti sappiamo che il calcio è in difficoltà nelle categorie minori, dalla C in giù, anche in B ci sono squadre che fanno difficoltà, e se si ha la fortuna di avere un personaggio di questo tenore come Candeloro, io lo terrei, come dice Andrea, ben stretto e ovviamente farei anche delle migliorie. Poi da quello che sentivo mi sembra che erano cose di
insomma, dei pali della luce, non è che si trattava di fare qualcosina. Poi da quello che ho sentito all'intervista del presidente, che già ha messo 150.000 euro di suo che non gli competeva, io penso che qui, se vedo qualche squadra di D con 150.000 euro, ci fa il campionato. Quindi lui ci ha aggiustato lo stadio, qualcosina, quindi pensiamo che livello pazzesco può essere. Assolutamente, assolutamente. Ci fermiamo per la pubblicità. Andrea, non prima, visto che è arrivato un messaggio che volevano Fabio Montani a Teramo. A proposito di Teramo, do un dato ufficiale, perché domani sera c'è Teramo San Benedettese alle 19.30. Si è chiusa la prevendita per il settore ospiti, dunque per i tifosi della San Benedettese. Totale capienza complessiva 938 posti, biglietti venduti 881, dunque domani sera 881 tifosi della San Benedettese allo stadio Bonolis su una prevendita che si chiude a 1.491. Dunque in questo momento in superiorità numerica sono i tifosi della San Benedettese. Ricordiamo però che i tifosi del Teramo hanno la possibilità anche domani di comprare il tagliando per i vari settori a loro riservati. Poi nell'ultima parte vi faremo sentire anche un pezzo di conferenza stampa di Asta. Ha parlato Capuano, ha parlato con gli occhiali da sole, che mi sembra un buon modo, Andrea, per fare una conferenza stampa con gli occhiali da sole. Occhiali da sole così, però. Ma non occhiali da sole così, occhiali da sole specchiati azzurri, che mi sembra il modo migliore. Forse c'erano telecamere con i fari. Va bene. È Capuano. Esatto. Poi però nel finale se li è tolti. Non era lui, insomma. Esatto. Vi faremo vedere anche le probabili formazioni. Dopo però, nell'ultima parte, perché dopo la pubblicità torniamo con la Serie D. A tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte, prosegue il riscaldamento allo Juventus Stadium, alle 20.45 il fischio d'inizio di Juventus Crotone, finale a Roma. La Lazio pareggia 1-1 contro la Fiorentina, rigore assegnato con il VAR al 47esimo del secondo tempo realizzato da Babacara, quindi Lazio-Fiorentina 1-1, ma adesso è tempo di spostarci al Tubaldi di Recanati per la vittoria più netta della giornata. L'Avezzano batte 3-0 la Recanatese. Il servizio è di Andrea Costantini. Va agli archivi una settimana da sogno per l'Avezzano, con l'emozionante udienza da Papa Francesco nel mezzo di due partite nelle quali i marsicani fanno il pieno di punti 6 e di gol 8. 3 quelli segnati al Tubaldi contro una Recanatese in piena crisi di identità e di gioco, in una gara praticamente senza storie e ipotecata subito nei primi minuti. Una superiorità tecnico-tattica a tratti imbarazzante. Reduce da 3 sconfitte di fila la compagine leopardiana, cala un potenziale asso con le esordio in mediana di Lunardini, senegalese a ridosso di Giaccagli e Palumbo. Nell'Avezzano fuori causa Branicchi infortunato, Persia fermato da giudice sportivo, Fanti non al meglio va in panchina. Giampaolo riparte dal 4-4-1-1 del secondo tempo roboante col San Nicolò, con Cerone alle spalle di Dos Santos e D'Ambrosio al fianco di Bianciardi in mezzo, Pellecchia e Deramo a fare gioco sulle fasce. C'è un piccolo brivido in apertura causato da Lombardi, ma l'avvio di gara in realtà sorride subito alla squadra marsicana. Morgan Besana si procura una punizione da posizione interessante, se ne occupa il bomber Dos Santos, che astutamente batte di giustezza facendo passare il pallone sotto la barriera. Marellino è beffato da un tiro tutt'altro che violento. Avezzano in vantaggio con il 9° gol del centravanti brasiliano. Colpita a freddo la Recanatese non sa reagire, al 16° Lupo va di volè d'azione d'angolo, ma il tiro è telefonato. Al 20° al secondo affondo l'Avezzano raddoppia, Lombardo sfonda sulla sinistra e crossa, Cerone irrompe sul primo palo e non lascia scampo a Maraglino. Possono esultare i tifosi biancoverdi accorsi al De Marsi per la prima parte di gara chirurgica della propria squadra. L'unica opportunità dei padroni di casa è questa punizione di Negro di poco alta. L'Avezzano controlla la partita senza problemi e sfiora il tris con il bolide di Cerone da quasi 30 metri e poi al 37esimo con l'incursione di Pellecchia, poco preciso nella conclusione. Al 45esimo Parisi spreca l'impossibile, ma la sua era una posizione di offside.
Ripresa, pronti via, e l'Avezzano scaglia il colpo di grazia alla recanatese. Palla persa dalla squadra di Alessandrini. Pellecchia ne approfitta e serve la corrente Cerone, che sfrutta le voragini leopardiane e senza problemi cala il tris. Prima doppietta in bianco-verde per il numero 10 dal sinistro Vellutato. Che sia una giornataccia per la recanatese lo si capisce da come Palumbo sparacchi dopo la respinta di Sbardella, mentre Cerone prova a mantenere sempre caldo il suo piede sinistro al 23esimo. Di qui in poi solo Accademia e girandola dei cambi fino al fischio finale che sancisce il magic moment avezzanese. 10 risultati utili consecutivi con 24 punti all'attivo in questa serie. Quarto posto solitario e il terzo più vicino per la recanatese e notte fonda. Queste partite qui, se non tieni alta la concentrazione, potresti cadere in situazioni spiacevoli. Siamo stati fortunati che abbiamo fatto gol con Dos Santos all'inizio, per cui poi la partita l'abbiamo gestita bene. Su un campo molto scivoloso la palla andava molto veloce, per cui ci voleva molta tecnica, molta qualità. Noi abbiamo giocatori bravi sotto questo punto di vista. La partita poi si è incanalata nel verso giusto e abbiamo gestito la partita in maniera egregia. Rimpianti per l'inizio del campionato? Sì, un po', devo dire la verità, perché se avessimo fatto tutto bene dall'inizio, secondo me, ma non per presunzione, potevamo avere qualche punticino in più, per cui la squadra è stata molto brava perché ci siamo rimessi lì a lavorare con grande intensità, con grande voglia, e poi i risultati effettivamente sono arrivati. Probabilmente adesso si apre anche un mercato dove cercheremo delle soluzioni, delle alternative, però insomma sappiamo che il mercato poi a dicembre non è mai facile e di conseguenza bisogna che tutti quanti ci compattiamo per trovare le soluzioni giuste per venire fuori da questa situazione, perché è una cosa che non piace a nessuno, in particolar modo per rispetto sia alla società e a una città intera, perché insomma meritano altre prestazioni da parte di tutti. Vittoria netta, roboante dell'Avezzano. Dopo rispondiamo anche al telespettatore che ci ha scritto. Do solo un dato, lo dico a Fabio Montani e anche a Gianluca Colaneri. Dal 1 ottobre Avezzano Nero Stellati 0-0, 9 partite, Andrea, correggimi se sbaglio, 7 vittorie e 2 pareggi. Dato impressionante, Fabio. Sì. Come ha detto Gianluca all'inizio della trasmissione, in questo momento probabilmente è la squadra più in forma del campionato. Esprime un buon calcio, un gran calcio, ha sicuramente dei giocatori importanti di qualità e soprattutto devo dire che ascolto molto sempre con attenzione le parole del mister dell'Avezzano e devo fargli i complimenti, perché personalmente a me piace tanto come parla, perché è sempre molto pacato, equilibrato, molto credibile in quello che dice, e secondo me questa è una qualità che probabilmente in questo momento a certi addetti ai lavori un po' manca, perché io penso che quando si va di fronte ai taccuini la prima cosa che deve avere chi ricopre il ruolo che ricopriamo noi è quello di essere credibile nei confronti dei ragazzi, del proprio presidente, e credo che Giampaolo è partito con i fari spenti, ha sempre dei toni pacati, nonostante pure all'inizio quando ha preso qualche bordata e secondo me anche immeritata, adesso si sta godendo i suoi ragazzi e veramente gli faccio i complimenti. Tanti giocatori, Gianluca, che insomma un po' li conosciamo, un po' sono sbocciati in corso d'opera. Vabbè, Dos Santos qui vediamo, cioè, bastava solo aspettarlo, prima o poi sarebbe uscito. Pellecchia, Cerone. Prima parlavamo anche di Persia, che oggi era squalificato perché aveva preso un rosso domenica scorsa. Bel giocatore. Besana. Insomma, è una squadra che adesso comincia veramente a far paura. Sì, io ti dico anche altri due giocatori che secondo me sono fondamentali per come sta giocando adesso l'Avezzano. E sono i due difensori centrali. Sono veloci e nello stesso tempo hanno una buona fisicità. E sono tutte e due molto giovani, perché sono un 93 e un 95. A questo appunto bisogna sottolineare il grosso lavoro che ha fatto l'allenatore, insomma. Quello che dice Fabio io sono pienamente d'accordo, anche lì. Nelle dichiarazioni, nel modo di proporsi alle telecamere, ma anche nel modo di parlare personalmente, perché ho parlato spesso con lui,
Probabilmente è un qualcosa di famiglia, no? Che ce l'hanno in famiglia, insomma. Menna e Sbardella, 95 Menna, 93 Sbardella. Peraltro Menna è anche capitano della squadra, sì. Quindi anche con una responsabilità ulteriore, ci dai un assist, perché insomma questa squadra ha grandi nomi in attacco, ma in realtà non ci fosse una difesa del genere probabilmente non avrebbe questi risultati. Perché comunque chi vuole giocare a calcio deve partire da dietro, insomma, bisogna giocare da dietro. E loro lo fanno veramente molto bene. Io li ho visti in due o tre occasioni a Vezzano, e comunque secondo me la propria arma è quella, supportata poi da elementi che giocano davanti, che stanno facendo la differenza, come Dos Santos, come Pellecchia, insomma, che aveva già fatto questo campionato col Giulianova in un anno non molto felice. Non molto, insomma, felice, sì. Esatto. Chi ha sul mercato più possibilità in maniera recente, in proiezione recente, di fare il salto? Ah, io penso che tutte le squadre faranno qualcosina, come sempre, insomma. Tutte le squadre cercheranno di rinforzarsi e cercheranno di migliorare il proprio organico, insomma, no? Perché durante un'annata può succedere che appunto in determinate zone del campo ci si accorge che manca qualcosa, mentre in altre zone si è magari c'è un numero eccessivo di calciatori. Poi bisogna vedere chi indovina le mosse giuste, insomma. Quindi, però penso che tutte le squadre nel mercato di riparazione, diciamo, nel mercato di dicembre, cercheranno di fare qualcosa. Io credo che l'Avezzano sia veramente una squadra che potrebbe avere solo un problema, quello di essere partita tardi e quindi di avere un po' di punti di svantaggio rispetto alle prime. Secondo te andrà sul mercato in maniera relativa? Ma penso di sì, penso che il presidente Paris non si farà sfuggire l'occasione. Sulle ali dell'entusiasmo penso che potrà fare sicuramente qualcosa. Cioè, secondo me questa è una squadra che, a mio parere, non ha da invidiare nulla alla prima in classifica. Assolutamente. Ha da invidiare soltanto i 9 punti per queste vicissitudini che ci sono state ad agosto, con dei cambi di allenatore, cambi di giocatore, di calciatori appunto che sono andati via, eccetera. Io credo che non so se avrà il tempo di recuperarli questi 9 punti, però... È però anche che il materiale che avevi speso non posso andare sempre a 200 all'ora. Sicuramente, neanche l'Avezzano però potrà continuare, certo, a fare vittorie, certo. 7 vittorie in 9 partite con 2 pareggi, insomma, è veramente difficile. Però in questo momento per me è la squadra migliore che c'è in questo campionato. Fabio, comincia, è veramente una squadra che può lottare fino alla fine secondo te l'Avezzano? Voi l'avete incontrata qualche settimana fa. Sì, noi l'abbiamo incontrata, mi ha fatto un'ottima impressione. Tra l'altro uno dei 2 pareggi è proprio con voi, l'altro, certo, nel derby. Una squadra di categoria, che è sicuramente una squadra che fa della compattezza la sua arma migliore. La partita, scusa, e anche il Francavilla fece una grandissima, sì, partita. Certo, sì, certo, anche quella fu una bellissima partita, anche quello fu un pareggio forse giusto. Dicevo, ha delle grosse individualità davanti, con Dos Santos che sta facendo veramente ogni domenica tanti gol e tanti bei gol. Cerone che insomma fa da collante tra centrocampo e attacco, insomma, è una squadra che prende pochi gol e come insomma credo che sia stato sempre così, chi prende pochi gol poi alla fine sta sempre lassù, diciamo. Certo. Andrea, abbiamo parlato di mercato, tra un po' ascoltiamo il presidente dell'Avezzano, Paris, perché qualche novità potrebbe esserci. Sì. Se non vogliamo anticipare possiamo ascoltarlo. E... lo ascoltiamo, esatto. Presidente dell'Avezzano Gianni Paris. Presidente, grande soddisfazione, una grande performance anche da un punto di vista tecnico, 10 risultati utili consecutivi. Beh sì, una squadra che ha dimostrato di avere geometria, ampiezza di gioco, profondità, carattere, quindi
abbiamo affrontato con umiltà questa partita, ma subito abbiamo capito quale sarebbe stato poi il piglio dell'11 sceso in campo e il risultato non poteva essere che questo. Ha appena festeggiato con la squadra? Sempre, sempre. Se si vince c'è la doccia al presidente, quindi speriamo di portarmi sempre i cambi fino alla fine del campionato, fino alla fine dell'ultima di questo torneo, nella speranza che il quarto posto non ci basti più e che ovviamente dopo 10 risultati utili consecutivi abbiamo chiaramente detto a tutti quello che vogliamo fare in questo torneo. Mi sta anticipando la prossima domanda, ora l'obiettivo della Vezzano qual è? Perché siete in una sorta di limbo, siete entrati in zona playoff, avete però rosicchiato altri punti. Beh, io ho chiesto sempre che l'obiettivo della stagione sono i playoff. Rimangono i playoff, ma se ovviamente la squadra sarà in grado di dare ancora più continuità alla continuità, allora potrai tradurre tu questo mio pensiero che non ti dico anche per ragioni scaramantiche. Anche perché col Matelica bisogna giocare entrambe le partite ancora. Sì, 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 oggi abbiamo rosicchiato 2 punti dal Matelica e quindi questo ovviamente per me è un motivo ulteriore di orgoglio. La squadra ha assunto una sua fisionomia, una mentalità vincente. Credo quasi impossibile che possa cambiare. Con un presidente che adora i giocatori, adora lo staff tecnico, dirigenziale, tutte le persone che collaborano nel mosaico bianco-verde, credo che poi l'obiettivo della società sia quello dichiarato la Serie C entro il 2019. Di Curzio ci siamo, sarà il primo innesto del mercato? Beh, domani avrò un incontro con il suo procuratore, con Zavaglia ad Avezzano e quindi la volontà del giocatore è quella di tornare da Livorno ad Avezzano e quindi noi abbiamo un buon ricordo di Lorenzo che fece quasi 10 gol in meno di un girone di ritorno, quindi sono convinto che possa essere un giocatore in grado di aiutare la causa biancoverde e migliorarla. Dunque Lorenzo Di Curzio torna ad Avezzano, almeno questo ci ha detto, praticamente l'ha ufficializzato quasi il presidente Paris Andrea, sì. Ma in una squadra che segna a raffica, che ha tanti attaccanti, se torna Di Curzio qualcuno deve partire. Beh, c'è l'indiziato che è Branicki, che non si è integrato, anche se oggi ho detto nel corso della cronaca della partita che partecipava lì dalla tribuna, lui si è infortunato nella gara con il San Nicolò, partecipava ai momenti di felicità, insomma, della squadra dalla tribuna, però è evidente che se dovesse essere ufficializzato Di Curzio, poi per il sistema di gioco che ora ha l'Avezzano, che gioca con una punta, un trequartista e poi degli esterni offensivi, avere anche un Branicci comincia a essere troppo, anche perché da trequartista Cerone sta giocando benissimo e Branicci non sta rendendo per quel che ci si aspettava. Dunque l'indiziato effettivamente è lui. Tra l'altro, dovesse tornare Di Curzio, che ha fatto già bene nella sua prima esperienza 2 anni fa, io non so se Di Curzio avrà subito il posto da titolare e l'Avezzano cambierà qualcosina, oppure se le gerarchie sono queste Di Curzio farà il cambio di Dos Santos, che Di Curzio ha voglia di tornare. Poi bisogna vedere come sfruttare questa, che comunque è una risorsa importante. Chiedo a Gianluca Colaneri e poi anche a Fabio Montani se è un'operazione che ci sta. Un giocatore probabilmente più funzionale, fuori Branicki, dentro Di Curzio? Sì, sotto certi aspetti sì, anche se Branicki non è importante fino a quando Dos Santos gioca sempre. Cioè, chiaramente giocando in quel modo non possono giocare, penso che questa sia più una domanda tecnica. Sì. No, però, io ti dico dal punto di vista, sì, dell'operazione di mercato. Sì, dal punto di vista, quando si prendono bravi giocatori, l'operazione di mercato è sempre un'operazione importante e produttiva. Però appunto dicevo, probabilmente l'allenatore in quella zona del campo preferisce avere un altro giocatore e non servendosi in questo momento di Branicci che ne fa a meno, insomma. Secondo te se è questa l'operazione, ma Branicci l'anno scorso ha vinto un campionato, eh sì.
Cioè, quindi è un giocatore però, che fa gol da anni. Benissimo che le valutazioni poi cambiano, sai, magari qualche sì, mese. Sì, però voglio dire, non è che i gol li ha fatti 2 anni fa, li ha fatti fino a maggio, insomma, vincendo un campionato, quindi anche se è un po' su con l'età, però chi fa gol, cioè il capocannoniere della Serie D, dei 9 gironi, sì, ha 38 anni. Certo. Si chiama Franz e gioca nel Potenza. Sì. Se fai gol come li sta facendo quest'anno, alla fine non gliene frega nessuno che ha 38 anni. Perfetto. A Fabio Montani chiedo se è un'operazione che ci può stare. Ma io ritengo che quando c'è un'operazione è sempre il mister che la deve dettare. Deve essere un giocatore ovviamente funzionale al sistema di gioco che adopera il mister. Ovviamente poi è il direttore che si adopera per trovare questo giocatore. Se Giampaolo vuole questo tipo di giocatore, la società lo vuole accontentare, perché ci sono ambizioni, è giusto che si faccia. Poi che parti qualcuno o resti sono, diciamo, cose relative, perché poi se una società è ambiziosa e vuol far bene, avere un giocatore importante dentro, averne un altro importante fuori, è giusto che una squadra ambiziosa ce l'abbia. Certo. Fabio Romeo, ovviamente, prima di salutarti, perché sono le 20:30, noi avevamo promesso di liberarti alle 20:30, sono le 20:30, passate da 25 secondi, ti faccio vedere il prossimo turno e poi ti salutiamo, perché noi andiamo avanti per altri 30 minuti e il prossimo servizio sarà il pareggio dell'Aquila contro il San Marino, per chiederti la prossima giornata di campionato, beh, insomma, ne avrai di lavoro da fare, eh? Hai Buonocunto, hai Olcese, hai Cruz... Da marcare, se vuoi ce ne hai. È una bella partita, ma del resto come ogni domenica partite semplici non ce ne sono. Questa settimana, cioè oggi abbiamo giocato credo con un attacco, insomma contro un attacco di tutto rispetto, domenica sarà uguale, ma per noi cambia relativamente poco. Noi abbiamo dimostrato, credo, tranne forse la terza partita col San Nicolo in casa, di competere con tutte, insomma, tutte le squadre del girone. Andremo lì, faremo la nostra partita, cercheremo di imporre o di fare le cose che il mister ci chiede in settimana e poi vediamo a fine partita chi avrà avuto ragione, o noi o loro, insomma. Ci dici, prima di salutarci, qual è l'attaccante fino a questo momento che ha fatto penare di più in questo girone? Ma da quando abbiamo cambiato modulo praticamente io ho trovato un po' più di continuità e devo dire che forse con l'Aquila, spostando Valenti lì a sinistra, è stato un po' troppo fastidioso, diciamo. Andrea Costantini, tu non lo sai, non puoi saperlo, ma gongola perché Valenti è uno dei suoi pupilli, insomma, è uno di quelli che ha puntato da un po' di settimane... E gli dà, non fai altro dicendo questa cosa, di dargli ragione. Anche perché c'è un difensore centrale, quando magari lo sposti sulla fascia e quando trovi avversari così forti, soprattutto nel rapido, nei primi passi, e poi anche bravo molto tecnicamente, è ovvio che vai un po' in difficoltà. Però ripeto, anche oggi Leonetti un ottimo attaccante, Dos Santos dell'Avezzano, ripeto, è un girone. Io praticamente ho sempre fatto il girone H, però anche questo devo dire che è un girone molto competitivo, fatto, composto da giocatori veramente di qualità che potrebbero tranquillamente fare categorie superiori. Noi ti ringraziamo, grazie a Fabio Antonio Romeo, in bocca al lupo, a te e al tuo Francavilla. Grazie a voi. Grazie. Io ringrazio anche l'ufficio stampa del Francavilla, Valerio De Carolis, che è dietro le quinte, voi non lo vedete, ma io lo saluto ugualmente. Grazie Valerio, grazie ovviamente alla società della Francavilla. Adesso ci vediamo il pareggio beffardo dell'Aquila 1-1 contro il San Marino, il servizio è firmato da Daniela Rosone. Un'Aquila sciupona si fa raggiungere nel finale dal San Marino, incassa solo un punto al termine di una gara in cui sicuramente, come sempre, ha espresso una grande mole di gioco e tante occasioni da gol, senza però chiudere nel momento opportuno il match. Il primo sussulto è di marca rosso-blu, con Boldrini che ci prova con un tiro a giro ma risponde falla. Questo al sesto, al decimo sempre lui, altra girata centrale, ma anche qui fal dice no. Al 14esimo è Valenti, protagonista con un tentativo dalla distanza troppo debole, che non impensierisce l'estremo ospite. Al
ventesimo, Brenci crossa per Rucci, colpo di testa del centrocampista rossoblù, ancora una volta il portiere del San Marino c'è. Al 23esimo un brutto scontro di gioco che coinvolge Cevoli, che impatta contro un compagno di squadra e cade a terra, per qualche secondo resta privo di conoscenza, finirà in ospedale per accertamenti dopo il colpo alla testa. Al suo posto mister Orecchia mette nella mischia Zecheri, da sottolineare che Cevoli era entrato a posto di Fantini, infortunatosi durante il riscaldamento al Gran Sasso, che doveva partire invece da titolare, ironia della sorte. Al 29esimo è Brenci in evidenza su assist di Sieno, Fall respinge con i pugni. Al 43esimo ancora l'Aquila con Boldrini, tiro a giro, finisce al lato di poco. Al 44esimo Valenti per Rucci, ma il portiere di casa esce e salva. Al 46esimo si vede il San Marino con Enrico che tira in porta, Brenci devia in angolo. La ripresa si apre con un San Marino più convinto, velenoso tentativo dal limite, al quarto Farroni si salva in angolo e ancora al sesto Enrico dai 25 metri, Farroni para in due tempi. Gli allenatori operano diversi cambi e cambiano anche modulo, 3-4-3 per l'Aquila e 4-3-3 per il San Marino. Per l'Aquila una mossa vincente perché Ibe, dopo aver fallito prima con un colpo di testa il vantaggio, al 16esimo segna, fendente di Valenti in porta, palo, carambolo in aria e Ibe trafigge fall. Al 23esimo è il San Marino che cerca il pareggio, Farroni in volo plastico esce anticipa Zecheri che era ben appostato davanti alla sua porta. L'Aquila macina occasioni, prima al 24esimo è Marra servito da Valenti, Fall para come può, poi al 37esimo sponda di Ibe per Valenti che cerca il sigillo personale, si coordina bene e tira ma spedisce alto sulla traversa. Al 40esimo Steri recupera un pallone a centrocampo, serve Sieno che percorre tutto il campo e serve Ibe che da ottima posizione manda fuori, è il preludio del pareggio del San Marino, un cross dalla destra neanche troppo pericoloso diventa però letale per l'Aquila e 5 la spedisce in rete gelando lo stadio Gran Sasso. Finisce così con un'Aquila che ha tanto davvero da recriminare. Non solo la palla spiegata di tante occasioni che abbiamo sprecato dal punto di vista offensivo, ma soprattutto se mi conosce partite è dura da commentare. Credo c'è stata una squadra che ha fatto partita, che ha creato una decina di palle gol, l'ha fatto, l'ha sbloccata, non ha concesso niente all'avversario se non un cross da tre quarti innocuo e siamo qui a commentare un altro pareggio e amareggiarci il sangue più che altro, perché il risultato è importante per noi, quando dico noi dico i giocatori e chi è venuto allo stadio e sicuramente anche tornarci a casa così ci dà ancora più rabbia, più insoddisfazione e ci fa capire che siamo una bella incompiuta. Un tempo equilibrato, poi l'Aquila diciamo il secondo tempo è cresciuta, soprattutto quando è passato 3-4-3, ci ha messo in difficoltà, ha fatto gol e dopo siamo stati fortunati a non subire il raddoppio, perché se avessimo subito il raddoppio in due o tre situazioni che l'Aquila ha creato, sicuramente il risultato avremmo fatto più fatica a portarlo in porto. Poi dopo siamo stati anche bravi a non disunirci e c'è stato un momento della partita che 10 minuti abbiamo creato tante situazioni dentro l'area. Una bella incompiuta l'Aquila, Fabio, poi Gianluca, abbiamo visto le immagini, l'Aquila ci ha provato tantissimo, aveva trovato il gol, ha cercato negli ultimi minuti di trovare il 2-0, incredibilmente non si sa come ha preso il pareggio, peraltro con un giocatore che noi conoscevamo perché insomma Lorenzo 5 ce lo ricordiamo qualche stagione fa a Chieti. Purtroppo il calcio non ti smentisce mai, è sempre la solita storia. Esatto, infatti ci scrivo, l'Aquila è stata sfortunata, hanno pareggiato con un tiro in porta, siamo in debito con la fortuna. Purtroppo vedevo l'amarezza del mister, proprio palese, una caterva di palle gol, purtroppo non l'hanno buttata dentro e come ti dicevo prima, poi il calcio è sempre pronto a beffarti e loro con l'unica palla l'hanno messa lì. Io credo che, non lo so, però secondo me tutti gli strascichi, le difficoltà che hanno, vuoi andare in mezzo al campo concentrato quanto vuoi, però alla fine qualcosa ti porti dietro e poi inevitabilmente sono i risultati che ne risentono. Certo. Gianluca, a proposito del discorso che facevamo prima, dicevano dall'Aquila, noi abbiamo uno stadio della Serie B, il problema è che nessuno investe su questa squadra che vivrà il momento della verità in questa settimana. Così a sensazione, secondo te, si arriverà finalmente a questo closing? Quando si parla di closing e non a caso mi rivolgo a te, insomma questo closing è diventato appena si introduce questo termine automaticamente si va per le lunghe. Esatto, non fare queste battutine. No, ma scherzo, si scherza. Ma non quando se lo diciamo, perché Gianluca insomma è un rosso vero,
E io mi riferivo in questo momento più nero che rosso. In questo momento calcistico. Sono momenti. Niente, quindi hai vissuto che cosa vuol dire un closing al Milan? Parliamo di cose più belle. Diciamo che non vorrei che questo sia perché c'è il mercato. Quindi la situazione dell'Aquila è sempre un po' non è ben definita, insomma. Non mi addentro in altri commenti perché è così, insomma. Quindi certamente il nostro capoluogo di regione dovrebbe avere un qualcosa di più stabile a livello societario. Quando la squadra... parli di coincidenza col mercato, che cosa intendi? Perdonami. Per far star buoni un po' tutti, insomma. E quindi non lo so, spero che comunque si risolva la situazione, perché non la conosco approfonditamente, però credo che qualche problemino all'Aquila ce l'hanno, insomma, a livello societario, anche perché questa squadra merita un qualcosa di più stabile. Vero. Questo allenatore merita qualcosa di più stabile, perché è una squadra che ha un'anima, una squadra che ha un impianto di gioco e anche dei calciatori, secondo me, importanti. Valenti, anche Rucci, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, cioè ha dei ragazzi veramente interessanti. Ci sono buonissimi giocatori. Te chi ti ha colpito di più? Se posso? Ma ultimamente Valenti penso che sia era l'oggetto del desiderio di moltissime squadre di D, anche abruzzesi, insomma. Quindi penso che sia lui il calciatore che finora abbia fatto la differenza, insieme ad un altro calciatore che io ritengo veramente di categoria superiore, che viene gestito da, da un amico che è Boldrini. Lo scorso anno era Matelica, e cioè, un giocatore veramente importante, insomma. Certo. Secondo me questo calciatore in questa categoria non c'entra nulla. Pensi che sia un interesse quello su Valenti che le altre stanno coltivando anche per... Ma questo non lo so, credo di sì, come tutti i bravi calciatori. Anche subito adesso che si riapriranno le liste? Ma sicuramente, cioè, tutti i bravi calciatori che sono in società, magari anche stabili, in società che stanno puntando a qualcosa, sono sempre appetibili da chiunque, insomma. Io penso che sia normale, insomma, questo. Cioè, Ma se non ricordo male, scusatelo. Come no, prego. Se non ricordo male, i giocatori e lo staff avevano fatto un comunicato dove dicevano che fino al 30 di, novembre avrebbero garantito le prestazioni. Quindi certo. È ovvio che loro dal di dentro qualcosa sapranno, e il giocatore, se sa che futuro non c'è, poi ognuno, penso, cercherà di accasarsi altrove. Certo, vedrà la propria strada singolarmente. Tutti allenatori raccomandati e sponsorizzati, chi merita purtroppo sta a casa, forza mister Montani, ti scrivono da casa, non è il primo messaggio che arriva. Secondo me siete voi comunque. No, qualche parente. Non potremmo mai essere. Siete voi che gli impedite di allenare. Ah no, era secondo meglio. Me chiamate le società per farlo stare, continuare a fare stare. Allora. Io sono convintissimo a questo punto, perché è impossibile. Allora, non è così, però... A noi ci fa piacere che Fabio Montani sia con noi, ci mancherebbe. Poi è chiaro, gli auguriamo. Lui penso che avrebbe più piacere a sedere da un'altra parte. Certamente, e noi glielo auguriamo, glielo auguriamo con tutto il cuore, veramente. Però finché è con noi, caro Fabio, a noi ci fa molto piacere, ti dico la sincera verità. La cosa è reciproca, ripeto, è una bella esperienza e quindi sono felice. Che cosa dire? Io spero di trovare qualcosa, ma senza essere sponsorizzato, soltanto perché magari qualcuno pensa che abbia delle capacità. Questa certo. È la cosa più importante per me. Ci fermiamo per l'ultima volta al rientro Castelfidardo-Pineto, partita in cui ci sono stati 4 gol e anche qualche episodio da moviola da rivedere. A tra poco.
Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Chiudiamo con le partite della domenica che riguardavano le abruzzesi, perché gli anticipi ve li abbiamo mostrati ieri. Castelfidardo Pineto 2-2, servizio di Roberta Di Salte, vediamo. Il Pineto colleziona il sesto pareggio nelle ultime 9 gare. Al Mancini di Castelfidardo finisce 2-2 al termine di 94 minuti equilibrati che si infiammano nel finale. Torna al 4-3-3 mister Bagnoni, che ancora assente Lispi, adatta Borgese in difesa al fianco di Giovagnoli, mentre in avanti il tridente composto da Montagnoli, Minella e Mihailov. Amaulo, che recupera Pezzotti e Mariani, entrambi rientranti dalla squalifica, deve rinunciare a Pepe, a cui il giudice sportivo ha commissionato il pesante stop di 3 giornate. Al suo posto nel 4-2-3-1 gioca l'ex Orlando in coppia centrale con Pomante, e in extremis anche al centravanti Gragnoli per un infortunio al ginocchio di cui resta da valutare ancora l'entità. In avanti dal primo minuto scende in campo Farias. La cronaca del match si apre all'ottavo con la conclusione dalla distanza di Minella, centrale parata da Giachetta, e la risposta di Farias con la girata che sorvola il 7 sul capovolgimento di fronte. Il terreno di gioco allentato e ai limiti della praticabilità causa pioggia non favorisce le giocate di Fino, ci si affida ai calci dalla distanza o a cross in area a pescare gli avanti, come quello di Masti che al 16° chiama all'inzuccata Minella, ma Giachetta è attento e non si fa sorprendere. L'estremo pinetese però nulla può, 6 minuti più tardi sul sinistro ad incrociare Di Grazioso, che lasciato libero di calciare dal limite non sbaglia e fa 1-0. Il vantaggio fidardense dura però giusto il tempo di esultare. 3 minuti più tardi, infatti, il Pineto ristabilisce la parità dopo un'azione insistita in area di Cercelluti. Sugli sviluppi del corner battuto da Bisegna, l'ex di giornata Orlando impegna Bottaluscio per poi ribadire in rete sulla respinta dell'estremo marchigiano. Intanto Amaulo inverte gli esterni per provare a dare meno punti di riferimento agli avversari e maggiore spinta in avanti, dove Farias, troppo solo, fatica a far salire la squadra. Ultima occasione del primo tempo, la punizione liftata di Borgese per Minella, che viene anticipata da Giachetta in uscita. Nella ripresa subito grande occasione per il Pineto con Bisegna, che fa partire il traversone sul secondo palo per Battista, anticipato in corner. La risposta del Castelfidardo al 18°, gran discesa di Massi che supera 2 avversari ma calcia su Giachetta. Insistono i biancoverdi di casa, questa volta con Mihailov che entra in area, viene contrastato, la sfera arriva a Minella, la girata e la palla che sorvola di poco il 7. Brividi per il Pineto, che risponde al 23° con il diagonale a botta sicura di Bisegna, che trova pronta la risposta del numero 1 marchigiano. Ancora Bisegna al 26° è protagonista di un episodio da moviola. Il numero 10 biancazzurro, contrastato al momento del tiro, cade in area, ma l'arbitro è lì e fa proseguire. La gara, incanalata sull'1-1 con le squadre ormai lunghissime, si infiamma nei minuti finali. Al 41° infatti i fidardensi si riportano in vantaggio. Scambio Mantini-Mihailov, che serve sul filo del fuorigioco calabrese, velocissimo infilare Giachetta in uscita. Sembrerebbe fatta per i biancoverdi, ma al 45° il Pineto riacciuffa nuovamente il pari con Esposito, che servito dal neoentrato Zippilli mette il tapin vincente che vale il 2-2. In pieno recupero, doppio miracolo di Giachetta, che salva prima su Pigini dalla distanza e poi su Calabrese, e contropiede finale di Bisegna, che al 48° potrebbe ribaltare il risultato, ma Bottaluscio si salva coi piedi. È l'ultima emozione di una gara equilibrata che rinvia ancora l'appuntamento con il ritorno alla vittoria per l'una e per l'altra squadra. Un pareggio tutto sommato giusto, che mette in evidenza ancora alcune difficoltà da colmare in vista del doppio Verbi contro L'Aquila e Avezzano. Marco Pezzotti, matura ancora una volta un pareggio per il Pineto qui al Mancini di Castelfidardo. Due volte i marchigiani in vantaggio, due volte siete riusciti a recuperarli, però insomma, quanta difficoltà? Difficoltà c'era, perché comunque abbiamo affrontato un'ottima squadra che veniva da un momento difficile, quindi secondo me hanno fatto più di quello che potevano, perché comunque volevano riscattare le 3 sconfitte. Noi ce l'abbiamo messa tutta su un campo difficile, siamo riusciti 2 volte a recuperare uno svantaggio, quindi da quel punto di vista è una prestazione buona, perché comunque non era facile venire qui e fare punti. Cioè adesso ci aspettano un paio di partite difficili con l'Aquila e Avezzano, e lì dobbiamo mettercela tutta e provare a vincere, ecco, innanzitutto domenica in casa e poi dopo
vediamo insomma Avezzano quello che succede, però siamo lì, dai, e andiamo avanti per la nostra strada. I playoff sono ad un passo, davanti si sono un po' allungate, vi spesero in Matelica, però continuiamo su questa strada, dai. Sul gol loro al 93esimo c'era un fallo clamoroso su Borghese, forse voi non vi siete accorti, una spinta clamorosa con la stava fischiata. Giochiamo qui in casa nostra, sono gli episodi determinanti. Domenica un episodio determinante, cioè, non ci ha fatto pareggiare la partita, adesso basta, perché sinceramente ci stanno abitando da Castelfidardo, una squadra che fa play-out 3-4 anni, e non è giusto, perché poi gli arbitri, come stai vedendo, ti abbiano la seconda classifica che hai, e prima eravamo più rispettati, adesso mi sembra che non lo siamo. Non sono stato mai polemico, però adesso ce ne stanno succedendo troppe una dietro l'altra, e ci condizionano poi alla fine il risultato, che i ragazzi hanno fatto una grande partita con una straordinaria squadra, e mi sento dire anche che la mia squadra è stata straordinaria. Poi il calcio è questo, perché poi l'inerzia mentale e psicologica è cambiata. Se Bottaluccio non fa una parata così importante su Bisegna, ci ritroviamo per parlare di una sconfitta che non esiste, anche se Pineto ha giocato una grande partita. Non so chi meritasse di vincere, però noi eravamo lì al 93esimo e non abbiamo adesso i punti in tasca, e questo non ci piace. Oh, polemico Roberto Vagnone, allenatore del Castelfidardo. Allora, prima di analizzare la partita, vediamo questi episodi da Moviola, soprattutto quello che reclama Vagnone. Ma partiamo per ordine, andiamo in ordine cronologico. Il primo episodio che la nostra Roberta Di Santa ha inserito nel pezzo sono le proteste del Pineto per un rigore non concesso per un contatto in area tra Bisegna, che in fase di calcio, e Grazioso. Vediamo con la clip Moviola. Eccolo qua. Stoppa il pallone in area di rigore, cade a terra Bisegna, e l'intervento di Grazioso. Fabio Montani? Per me non è rigore. È vero che lui, quando gli si mette davanti il giocatore del Castelfidardo, non tocca la palla, però ha soltanto praticamente la coperta senza fare null'altro. Poi lui ha accentuato la caduta, secondo me non è rigore. Gianluca? Ma sì, insomma, non è che si vede bene, però non vedo una chiarezza di fallo, insomma. Cioè non credo che abbia ostruito Bisegna. Però se lo dà... Non c'è proprio lo scandalo, No, perché comunque quando abbassa, ho notato adesso con rallenti che quando il calciatore del Castelfidardo abbassa la gamba, colpisce Bisegna. Vedi, in questo momento lui lo colpisce, e quello è un danno procurato. E quindi, mentre prima ero convinto che non ci fosse, adesso qualche dubbio, rivedendolo bene, cioè, anche se non c'è stata un'ostruzione, l'arbitro è a 5 metri. Sì, l'arbitro visuale, peraltro, quindi... vede esattamente, non è coperto da nessuno, l'arbitro Marco Baronti di Pistoia. Sbagliare da lì sarebbe veramente, c'era proprio vicinissimo, non c'è nessuno che gli ostruisce la visuale, quindi... ma si vede anche da qui, secondo me è difficilmente si dà un rigore così. Andrea? No. Totalmente d'accordo con Fabio Montani, ha la visuale libera il direttore di gara, si tratta di interpretare la dinamica del contatto tra i due corpi. Secondo me è interpretato bene, perché a mio avviso il giocatore del Castelfidardo tocca in maniera un po' sporca, ma tocca con la punta del piede il pallone, e lì già prende il vantaggio della posizione. Poi, mentre la gamba sua riscende, tocca anche la gamba di Bisegna, che però in quel momento è stato oramai già superato dal giocatore del Castelfidardo, che ha preso il vantaggio del corpo. Quindi io penso che non ci siano gli estremi del calcio di rigore. Certo, se però ricordo le parole di Gianmarino la scorsa settimana qui all'Abruzzo del pallone, il Pineto non ha ancora avuto un rigore, e ci sono tante lamentele, tante rivendicazioni, anche questa si va ad aggiungere. Però penso che sia non sia un errore questo dell'arbitro. Vediamo l'episodio su cui ha protestato tantissimo Vagnone, il gol del 2-2 nel finale di gara del Pineto, realizzato da Esposito. Fallo su Borghese, una spinta clamorosa. Allora, Borghese, fermiamoci, Maurizio, perdonami, però ti chiedo la cortesia, perché Borghese, lo prendo, il numero 5. Distinta, è il numero 5. È il numero 5. Quindi torniamo indietro, proprio all'inizio della clip. Dobbiamo proprio tornare. Eccolo qua.
Vediamo questo contatto che tra un po' apparirà tra Borgese e non so chi del Pineto, il numero 27 di Rocco. Questo è un fallo. Non c'è niente, non c'è talmente niente che neanche il giocatore del Castelfidardo fa niente. Non c'è niente di niente. Esatto. Quindi io non ho visto la partita e non so che direzione ha avuto l'arbitro. Però in questi episodi ha fatto bene e Vagnoni si lamentava anche di Vasto, ma se in quel caso l'arbitro ha detto il rigore, una volta che si tira, quello che è, quello conta e non contano ribattute altro, e cosa si può aggiungere? Oggi pure, direzione di gara, non mi pare che in questi episodi abbia danneggiato il Castelfidardo, si può solo dire che il Castelfidardo è in un momento di crisi di risultati. Cioè, questo qua sarebbe non è colpa degli arbitri. Addirittura che ha del clamoroso, vabbè, poi è arrivato il gol di Esposito, va bene. Però almeno per completezza di informazione noi dovevamo farlo rivedere perché ha protestato l'allenatore del Castelfidardo. Come l'hai visto il Pineto due volte sotto, due volte è riuscito a recuperare? Certo, con un difensore e un centrocampista, si era fatto male Gragnoli, davanti qualcuno continua a reclamare magari qualche attaccante in più da casa. Queste sono cose che vanno domandate ovviamente all'allenatore del Pineto. Il Pineto è una cosa importante, ha giocatori forti anche in avanti. Se lui sta giocando così vuol dire che ha la squadra sotto mano e pensa che sia la situazione migliore. Riprendere la partita oggi non era semplice, ho visto il campo alla fine, poi il secondo tempo era praticamente capovolto e non era semplice, quindi va dato atto a una reazione importante che ha avuto e andarla a riprendere non era semplice perché, ripeto, il campo era veramente devastato. È una società, è una squadra che secondo me dovrebbe fare qualcosina in più, ha tutte le carte in regola per farlo perché i giocatori ce li ha. Ha fatto un po' troppi pareggi, però penso che si potrà riprendere facilmente. Peraltro ci segnalano che un rigore il Pineto ce l'ha avuto a Pescina col Nero Stellati, questo è ad onor del vero. Cosa farà sul mercato Gianluca il Pineto? Lo prenderà l'attaccante oppure sta bene come sta? Non lo so, questo bisognerebbe chiederlo al DS. Rumors, no, il DS è chiaro che non te lo viene a dire. Perché? Perché magari tu sei uomo giustamente di mercato, che queste cose le puoi... Io penso che questa sarà la settimana decisiva per decidere, ma non solo penso per il Pineto, per tantissime società, per decidere magari di cambiare qualcosa. Quindi sono contento che mi hai invitato questa settimana. Così non così... ti invito quando dovrai dirci le cose. Quindi credo che questa veramente sia la settimana decisiva. Penso che da domenica 3 ci saranno i movimenti. E i movimenti potranno essere anche movimenti, a mio parere, dovuti anche allo stato d'animo momentaneo. Cioè, nel senso, una società che adesso non vuole cambiare niente perde due partite di fila e decide di cambiare. Certo. E secondo me non è la giusta soluzione ai problemi. Però siccome c'è il mercato, allora uno ne approfitta per, certo, per cambiare. Quindi io penso che da domenica 3 dicembre cominceranno gli spostamenti veri e propri, insomma. Assolutamente. Siamo quasi in chiusura, però prima, Andrea, ti faccio vedere, prima abbiamo dato il dato dei biglietti venduti, lo ripeto, per domani sera a Teramo San Benedettese, 1491, 881 da San Benedetto. Andiamoci a vedere le parole di Antonino Assa di questa mattina, poi vi faccio vedere anche le probabili formazioni di domani sera. Intanto, Antonino Assa. Come tutti i derby, insomma, è diverso, non sono partite come le altre, che sennò saremmo tutti un po' bugiardi. Io alle volte sento, ma sì, quella partita è uguale come l'altra. No, sennò non sono derby, sono diversi. Però questa squadra, questi ragazzi, credetemi, indipendentemente da tutto, la stanno vivendo come una partita importante, ma ci hanno messo l'anima in tutte le altre gare. È logico che i derby, tra virgolette, valgono doppio, non come punti, come tutto. Quindi sicuramente insomma, arriva in un momento lunedì sera, tanti occhi addosso, e quindi anche per loro sarà una motivazione in più, ecco. Le nostre migliori partite sono state fatte fuori casa perché c'è più spazio, che in casa si difendono di più, in casa nostra, gli avversari,
ci può stare, forse può essere una lettura tattica giusta, però insomma per come stanno giocando loro col 3-4-3 alla fine i due esterni giocano, diventano a 5 con due centrocampisti e tre attaccanti, comunque spregiudicato fino a un certo punto perché hanno un attaccante in più come al sistema di gioco che è in passato con Moriero, però hanno un difensore anche in più a 5 a tutti gli effetti, quindi non so cosa farà lui, cosa farà Capuano, però le ultime partite hanno detto 3-4-3 e vedremo, ma noi ci prepariamo di giocare anche un contro un eventuale 3-5-2, un sistema che lui ha insomma adoperato spesso, però sta di fatto che indipendentemente da questo rimane una squadra importante, una squadra a livello qualitativo singolo molto importante, quindi dobbiamo stare molto attenti. Poi un allenatore conosce bene la categoria e quindi mi aspetto qualunque situazione anche tattica, quindi dobbiamo essere bravi a pronti a tutto. Questa settimana abbiamo provato soluzioni diverse in base anche a quello che faranno loro. La vittoria ci manca, questo è un dato di fatto, proprio, è proprio numerico, non si può dire di no. Tutti speriamo, ma ci mancherebbe che arrivi il prima possibile, però non voglio che diventi un'ossessione che dopo, come è successo col Gubbio purtroppo, vincere, addirittura l'abbiamo persa immeritatamente. Quindi è come gli attaccanti che in questo momento, io sono il primo un po' come tutti, anche quello a livello oggettivo fai pochi gol così e allora ti fai quasi come dire non arriva e veramente ti porti dietro un fardello, non arriverà mai, sbaglio sicuramente con poca fiducia. Stessa cosa vale la vittoria, forse quando meno te l'aspetti arriva sia il gol la vittoria, sicuramente se sono queste le prestazioni e sono anche queste le indicazioni che ho come scendono in campo, è vero che di diritto nessuno, di diritto per come lavori, per come i ragazzi giocano, questa vittoria deve arrivare per forza, però spero che un piccolo merito questi ragazzi per quello che stanno dando di poter arrivare, un po' di fortuna, mettiamolo come per cercare veramente di esultare in modo proprio di far sì che vuol dire che abbiamo vinto la gara e non solo che l'abbiamo pareggiata. Non dobbiamo fossilizzarci nel pensare assolutamente dobbiamo, per forza si devono sbloccare gli attaccanti, per forza dobbiamo vincere. Faremo quello che abbiamo sempre fatto con la speranza che veramente possa essere una giornata particolare non solo per noi ma per tutto l'ambiente, i tifosi, società che ci tengono in particolar modo. Queste le parole di Antonino Asta, vediamo le probabili formazioni di domani partendo con la San Benedettese che dovrebbe essere un 3-4-3. Qui li vedete dall'1 all'11 ovviamente con i numeri personalizzati, ve lo do io la scansione. Aridità tra i pali con Son, Michele e Patti in difesa, Rapisarda, Gelonese, Bacino, Vince, Tomi a centrocampo, Di Massimo, Miracoli ed Esposito che non sta benissimo ma dovrebbe comunque giocare domani sera. 3-4-3 per la San Benedettese di Capuano, anche se Asta ha detto potrebbe anche fare 3-5-2. Però vedremo, le ultime indicazioni che ci arrivano da San Benedetto del Tronto parlano comunque di 3-4-3. Vediamo il Teramo, perché potrebbe esserci una sorpresa, e cioè il doppio centravanti. 3-5-2 ovviamente, Calore tra i pali, Caidi, Speranza e Sales in difesa, a destra Ventola, a sinistra Varas, Amadio playmaker, interni De Grazia a centrodestra, Ilari centrosinistra, Barbuti e Foggia. Con l'esclusione di Tulli. Vedremo se sarà così. Andrea, ti convince? Bah, si sceglie la squadra da battaglia e secondo me si toglie una delle ultime opportunità da dare a Tulli per convincere. Questa era una partita che poteva stimolare Tulli a maggior ragione. Ammesso che sia questa la formazione. Ammesso che sia questa la formazione, sì, sto ragionando in quell'ottica. Però insomma in una partita di sera, quindi una notturna che è il suo fascino, una gara così importante davanti alle telecamere che garantiscono la diretta nazionale, da un giocatore come Tulli ti potevi aspettare qualcosa in più e ti puoi aspettare qualcosa in più. Io lo rischierei, mettere Barbuti Foggia vuol dire fare una formazione tipicamente da battaglia, affidarsi alle sportellate, alle mischie e quant'altro. Assolutamente. Vedremo domani sera, intanto ci sono i convocati, l'unico non convocato è Fratangelo che non fa parte della lista in attesa del piano recupero dalla distorsione alla caviglia. Prima di chiudere
una battuta sugli anticipi di ieri, più che altro sull'anticipo del San Nicolo, San Nicolo San Giustese. Fabio, che ieri hai visto, che impressione ti ha fatto il San Guarda, Nicolo? Guarda, io difficilmente... San Nicolo mi ha fatto una buona impressione nel secondo tempo. Devo dire che il secondo tempo ha avuto una gran reazione. Però vorrei spendere due parole, cosa che io non, di solito non mi sbilancio mai. Però veramente il primo tempo, sabato, ho visto una bellissima squadra, la San Giustese. La San Giustese. Per l'idea di calcio che ho io, ho visto una squadra veramente che è godibile, mi è piaciuta, molto molto ordinata, con idee, grandissimo possesso palla, veramente una squadra che gioca al calcio. Ed è la prima squadra che vedo giocare al calcio quest'anno, comprese anche il famoso Matelica, Vastese, che hanno giocatori importanti, giocano bene. Ma la San Giustese il sabato, il primo tempo, mi ha impressionato. Che ti è piaciuto particolarmente? Secondo tempo, finisco, il secondo tempo, ovviamente il San Nicolò ha fatto un giusto cambio di marcia, ha aumentato i ritmi e ovviamente una squadra che è forte nel palleggio, se viene attaccata e si fa ragionare poco, potrebbe andare in difficoltà. E così è stato, sono andati un po' in difficoltà e il San Nicolò ha meritato ovviamente di pareggiare la partita. Giocatori che mi sono piaciuti tantissimo, e li ho anche sottolineato a qualche operatore di mercato, e questo ragazzo che calcia da adesso, che è un 98, veramente un giocatore che dira, e anche il 7, che è un 98, mi sfugge il nome adesso, i due esterni della San Giustese, Laringe. Sicuramente Laringe, sì, bravissimo, sono due 98 che per un sistema di gioco con due attaccanti esterni, due fuori quota veramente di gran qualità, di grande tecnica, veramente mi sono piaciuti molto. Questo è il gol di Benedetto dell'1-1, come no Gianluca? Che dira, è fortissimo anche da prima punta. Anche da prima punta? Sì, infatti il secondo tempo poi lo ha spostato, ha ragione, cioè l'ha spostato, e anche lì io ero con due amici a vedere la partita. Adesso faccio un paragone. Vabbè, chiaro che è da prendere con le pinze tutto. Esatto, e nelle movenze quando corre assomiglia un pochettino a Ronaldo dell'Inter, quando 1998. Metteva la gobba che partiva, lui ha le stesse movenze. Il giocatore veramente mi ha entusiasmato sabato. Quando vedo giocatori di quell'età a me piacciono tantissimo. Dunque segnatevi, Laringe già ce l'aveva segnalato anche Andrea Costantini, e Fabio Montani conferma. Che dirà? Segnatelo, perché insomma potrebbe essere un giocatore per il mercato prossimo che si apre. Prima di chiudere, fatemi vedere il sito, perché Andrea Costantini ha detto settimana particolare per l'Avezzano, la visita dal Papa, oggi la vittoria Recanati, il nuovo sito web dell'Avezzano Calcio, eccolo qua, profondamente rinnovato e online da questa settimana. Possiamo chiudere, io ringrazio Fabio Montani, ciao Fabio. Grazie a voi, grazie buonasera. Per essere stato in nostra compagnia. Grazie a Gianluca Colaneri, ciao Gianluca. Grazie a voi dell'invito. Assolutamente. Grazie ad Andrea Costantini in redazione. Ciao a tutti. Ciao Andrea. Andrea che ritroverete domani sera con Enrico Rocchi per il replay, ovviamente spazio alla sconfitta 4-0. Del Pescara contro lo Spezia, ma Andrea, domani sera saremo anche, sarà una serata particolare perché ci sarà anche Teramo San Benedettese, quindi sì, delle finestre all'interno. Assolutamente ovviamente. Sì, permettimi di dire, a proposito di Pescara, c'è attesa domani per il responso della visita che effettuerà Palazzi, che ieri si è fatto male nella gara contro lo Spezia, problemi al ginocchio, dovrebbe essere una distorsione, potrebbero esserci anche dei tempi lunghi, domani gli esami chiariranno, e quindi insomma c'è un po' di attesa, anche un po' di preoccupazione per le condizioni di Palazzi. La squadra che domani mattina si allenerà ancora alla Spezia, poi nel pomeriggio si trasferirà a Genova, dove martedì sera giocherà in Coppa Italia. Grazie Andrea, grazie a Maurizio Daguin regia, grazie a Claudio Di Giacomo, Silvia Gentile, Roberta Isante, Ania Cantagalli, Paolo Renzetti, insomma tutti quelli che hanno lavorato alacremente anche oggi per l'Abruzzo del pallone, che torna domenica prossima sempre su TV6 alle 19:30, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.